Salve, sono Luca Giorgi, responsabile commerciale della Powersoft. Siamo qui all'ISE 2015 in Amsterdam e diciamo, in quanto una fiera specializzata nell'integrazione, quindi nelle installazioni, presentiamo in questa occasione il nuovo modello, la nuova famiglia di 8 canali che prevede l'utilizzo e l'installazione e l'integrazione di una scheda DSP con connessione Dante. Quindi diciamo è un allargamento della famiglia di 8 canali verso l'integrazione di DSP e di distribuzione audio. In questo momento abbiamo qui il modello 12K4 DSP più Dante, che può fornire 1500 watt su 4 ohm per canale su tutti gli 8 canali. È un amplificatore praticamente progettato per tutti i tipi di installazione. Ovviamente abbiamo anche i modelli a potenza inferiore con 1000 watt per canale e 500 watt per canale, con caratteristiche appunto specifiche per le installazioni: un doppio alimentatore che quindi in caso di guasto non comporta nessuna perdita di servizio, tutta una serie di accessori sul retro dell'amplificatore che consentono l'utilizzo sia su linee a 100 volt che su casse a impedenza, a bassa impedenza. Poi abbiamo dall'altra parte la nuova serie X, che in realtà è stata lanciata circa 10 mesi fa e che diciamo rappresenta il top della produzione Powersoft in questo momento. Un amplificatore in due modelli, uno da 4 canali e uno da 8, che può fornire 3000 watt per canale su 4 ohm e fino a 5200 watt per canale su 2 ohm, con una tecnologia integrata anche qui con DSP e Dante, e un alimentatore che per la prima volta prevede la possibilità di utilizzo sia con reti monofase che con reti trifase. Questa diciamo è una delle ulteriori innovazioni che Powersoft porta a questo mercato. E in più abbiamo diciamo il DEVA, l'unità multimediale solare, un'unità che prevede la possibilità di installarla senza fili in qualunque posizione, senza nessun costo aggiuntivo a livello di installazione, e diciamo fornisce audio, può fare foto, può fornire anche un servizio, una illuminazione per scopi di sicurezza e sorveglianza, e ripeto è completamente wireless, quindi si collega in streaming audio via wifi e quindi è adatta a tutte quelle installazioni dove fare delle opere civili, fare degli scavi o è proibito oppure diciamo è molto costoso rispetto al progetto. Quindi ringrazio tutti i fan e non della Powersoft e ci vediamo alla prossima fiera.